chiamo Sabina Brescia, tengo 33 anni. Come a Gesù quando morì. Mi sono diplomato nel 2002. Fai ragioniere, diceva mamma, che un lavoro lo trovi sicuro. Mamma è nata negli anni 50, è rimasta un poco indietrata. Non lo sa che mo è tutta un'altra storia. Uno come me, che non si è mai nato a fare l'università, al giorno d'oggi non tiene molte possibilità. Poi una volta si andava a bussare alle banche a chiedere se il ragioniere sta a un posto e quelli ti dicevano sì o no. Mo invece devi trovare lavoro sopra la rete, che manco i pescatori lo fanno più. Mi sono iscritto a Manpower, alla Deco, pur sopra LinkedIn. Avete mai fatto un giro sopra LinkedIn? Sta un sacco di lavoro, ma la maggior parte di quello che sta scritto non lo capisco. Cercano sales manager, marketing engineer, customer account. Ma nessuno cerca un ragioniere. All'epoca, quando che uno era ragioniere, poteva pure trovare il posto alla banca. Mo è difficile pure ragionare se sei solo ragioniere. A meno che tu non vuoi fare il call center. Nei call center si trova il lavoro. Su LinkedIn sta un sacco di lavoro di call center. Però se non sai fare niente, e pur sei ragioniere, ti mettono a fare i contratti di lavoro. Al telefono. Ti danno un fisso mensile di 2 euro all'ora e poi se chiudi i contratti ti danno una cosa di più al contratto. Un lavoro facile a vederlo. Avete mai provato a chiamare a uno in Veneto alle 9 della sera per proporre un contratto Vodafone? Quelli che alle 9 della sera stanno già a dormire e quando li svegli così ti mandano a fanculo forte, talmente forte che sembrano di bitonto. O a chiamare a uno che lavora tutto il giorno e tu lo chiami giusto giusto che sta a fare la pausa pranzo e la penichella dopo, che lo svegli e ti manda a fanculo forte, ma talmente forte che perché gli è citofonato. Ecco, questo è il lavoro del call center. Siamo dei punchball per i vaffanculo. E col fisso manco la bolletta ci pago. Ma quest'anno io ce lo volevo fare un regalo a mia moglie. Quella vuole andare a Roma. Io contratti non ne ho fatti. Mi hanno pagato quei vouch. Una cosa nuova al posto dei soldi. Che io c'ho il tabaccaio lontano ed è più la benzina che spendo che i soldi che quando li cambio. E così ci ho detto che la porto a Roma. Ho scritto a Babbo Natale che per favore uno si sbaglia a fare un bonifico e mi trovo i soldi sopra il conto. Perché io la fine del figlio della signora a fianco a fare le rapine non la voglio fare. Mi chiamo Sabina Brescia, tengo 33 anni, come a Gesù quando morì, come a me, che voglio vivere.